Ok ragazzi, 3, 2, 1, go! Ciao ragazzi, sono sempre io, il boss dei monopattini. Oggi vi faccio vedere il mio Xiaomi Big 6000 watt. Purtroppo si è sgranato il motore, e forse troppo potente, troppa potenza per questo tipo di, non lo so, di... cioè, secondo me è troppo potente la centralina rispetto al motore. Chi lo sa? Nei commenti fatemi sapere se vi è successo una cosa del genere. Adesso vi faccio vedere il tutto. Vi ricordo sempre di iscrivervi ai seguenti canali: YouTube, ovviamente, e Mondo Elettrico Italia di Facebook, che ne vedete sempre delle belle. A voi i commenti, bella lì. Allora, io adesso vi ho smontato il motore, come potete vedere. Ok, vedete. E niente, secondo me questa centralina qua, che è gigante, secondo me è troppo potente per questo tipo di motore, perché qua sembra che si è sgranato l'alberino. Adesso vi faccio vedere. Vi ricordo sempre che questo è un motore brushless, ok? Di solito sono i motori hub che sono alla ruota, questo è esterno, ma è sempre brushless. Brushless, per chi non lo sapesse, vuol dire senza spazzole ma con calamite. Ovviamente si dà la corrente, questo gira, questo va dentro lì, guardate, e poi gira intorno lì, ok? Quello è ferro, queste sono calamite. Adesso vado a vedere cosa è successo realmente. Sposto ste robe perché questa è calamita, quindi sennò va da tutte le parti. Allora, secondo me questi cuscinetti qua sono andati a sfregare, non lo so, qua vedete che è un po' mangiato e c'è un po' rialzo, o lo hanno fatto male qua, vedete che c'è uno scalino, perché questi comunque dovrebbero essere liberi, o almeno che gira dentro. Dopo vado a vedere col calibro. Poi ho notato che queste, aspetta, vi faccio vedere, ok, da qua, ho notato che queste piastre, vedete queste piastre qua infilate, erano spostate in avanti, le ho messo un po' di attack, vediamo un attimino cosa succede, penso io, però comunque sono riallineate, come potete vedere, sono tutte in linea, vedete? Vedete, ok, vedete, anche perché la cosa che mi fa specie è che questo motore è nuovo e ha già la ruggine, dov'è, qua, ha già la ruggine, quindi boh, vabbè. Poi quello che ho pensato, che magari voi avete più occhio di me, perché io qua a sto punto, come potete vedere, questi dentini sono un po' più accentuati di questi sono un po' più lisci, questi, quindi secondo me ha sgranato qua, vedete, ha sgranato qua, e quindi quando ha fatto la trazione qua si è sgranato, vedete, vedete questi dentini come sono un po' più spessi rispetto a questi, non so se riuscite a vedere, vedete, e quindi dovrò andare a fondo su questa cosa, anche perché io questi motori li ho sempre usati e vanno benissimo, e quindi secondo me proprio la centralina in rapporto potenza rispetto a questo motore è veramente potente, o a meno che appunto su questi motori questa centralina che le hanno fatto, questa centralina che è gigante, secondo me è troppo potente, e quindi secondo me andrebbe usata meglio su un motore hub che non fa questo lavoro, ma fa un altro tipo di lavoro, ok? Non ha questi dentini qua, ma ha un altro tipo di lavoro, è sempre brushless, quindi bah. Vabbè, niente, a voi i commenti, e niente, adesso l'ho pulito, gli ho messo l'attack, vediamo un po' cosa succede, niente, perché il motore va, gira, ma
praticamente quando accelero, basta, sgrana, cioè gira su se stesso. E secondo me il problema è proprio questo alberino che si è allisciato. Comunque va bene, dai, poi vi faccio vedere il tutto, basta che non mi cade. Bene ragazzi, questo è tutto, dai, ci vediamo alla prossima. E mi sono messo qua giusto che non avevo niente da fare e basta, volevo essere curioso. E niente, vi volevo far vedere la prova su strada, ma purtroppo, ahimè, oh, è andata così. Non si può sempre vincere. Ciao ragazzi e ci vediamo presto. Ciao dal boss dei monopattini.